virtuale in cui non faccio niente, ritaglio, finalmente sono riuscito a rubare una mazzetta di colori che non te la danno neanche se sei morto. I colorifici, quando hanno una mazzetta di colori, sembra che abbiano l'oro in mano. L'ho rubata davvero, perché quella che mi hanno regalato è lì, la posto. Questa me l'ha regalata, era smarcita, tutta ondulata, che ha preso più acqua per lei. Ecco. Comunque sono riuscito a fregare una bella mazzetta nuova e li ho semplicemente tagliati. È un lavoro quindi che riprende tutti i lavori che facevo negli anni, appunto, fine anni 60, dove la partecipazione del pubblico, i colori li sceglievano il pubblico, i fili colorati che si intrecciavano, come quello che vedete lì, che è un po' ingiallito perché è del 69, oppure anche i quadrettini con tutte le sfumature di colore che vanno a destra e a sinistra, erano scelti dal pubblico. D'accordo, vi direte, erano gli anni in cui siamo tutti una comune, siamo tutti ribelli, siamo tutti provo, provochiamo. E guardate che i provo sono comunque del 64, non scherziamo, perché arrivare al 67-68 di acqua sotto i ponti ne era già passata tanta e pesante, e anche gli artisti. Poi arrivavano gli artisti che scappavano dall'Argentina, dal Venezuela, dal Parc, altro nome che cito perché il mio mostro sacro e tutto, e poi arrivano le sperimentazioni, le polarizzazioni, che sono quelli dischi polarizzatori che impari a usare quando sei in tipografia, perché devi selezionare le luci e tutto. La storia nasce così. Quindi questo lavoro qui, che dovrebbe essere un lavoro concettuale, in cui io non ho fatto niente, io ho spostato, come facevo 50 anni fa, semplicemente dei colori. Venite dentro adesso perché direi che c'è... No, poi la faccio aprire, non devo fare i piedi, poi alle 7 arriva il freddo, per cui devo finire. Ho preso la mazzetta completa, togliendo solo i colori finali, che sono quelli di incontrare di più. I colori di legno, così, che non mi interessavano, che sono particolari. Qui sono proprio solo i colori passione, quelli puri. Che poi i Fantoni Renner sono in una tipografia, ma lasciamo perdere, li chiamano Fantoni anche questo, ma se c'è qualcuno che lo sa, i colori sono tre, San Magenta, Yellow e Chiuso. Quindi è tutta quella che sono riuscito a fare, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ne ho scelto uno come campione, quello lì. Cosa vendo io? Io vendo il bozzetto. Scusi Paolo, lei potrebbe entrare a ascoltare almeno la parte io cosa vendo? No, mi scusi. Ah, io vendo il bozzetto. Che è un bozzetto, è un disegno con i pantaloni originali. Chi lo compra, se lo vuole comprare, decide, a me piacciono questi colori, a me piacciono questi. L'importante è che non prenda questo e questo e questo, deve prenderli a blocchi, perché la scelta del colore e l'abbinamento dei colori, qualcosa dovevo fare anche io, no? Tu hai scelto dal 1301, quello che è, e te lo fai a casa come vuoi, io non voglio sapere niente. C'è il codice, c'è il pantone, vai, te lo compri, lo puoi far dipingere su un muro dal tuo in bianchino, puoi chiamare un artigiano o un artista, posso prendere il collega, un artistuncolo di passaggio, e lì te li fa tutti. Guardate cosa abbiamo messo in piedi. Devo ringraziare, manca uno però. Non c'è Valerio. C'è. Perché è arrivato Valerio. No, Valerio, c'è. Sì, è là. Oh. Valerio, mio fratello, Gloria, no, non ha fatto un cazzo che è arrivata tardi. No, in questo lavoro, dicono. Non è, hai migliorato adesso? Ah no, no, ha migliorato anche lei. È volgarissimo colore murale. Volevo proprio che fosse, dato che andava sul muro, e in prima istanza non avevo tanti soldi, dovevo dipingerlo sul muro. Poi ho detto, ma tutte le volte io faccio delle robe gigantesche, lavoro 15 giorni, lascio i bambini, i miei piccoli, in mano alla mamma in Calabria, ho detto, rischio qualcosa di più, ma almeno queste tele sono definite, eccetera. Insomma, a me sembra che un giovane vecchio come me, che ha il cervello e la testa di un ventenne, che non sono ancora diventato maggiorenne, perché la 21 anni la maggiorenne, ricordatevelo bene, che guarda al passato ma non si ferma a rimpiangere del passato, perché quello vuol dire essere vecchio. Non è quello, non mi ero mai posto questo problema,
ma che butta tutto in avanti, questo è stato fatto in questa settimana, pensato per 50 anni, perché il pantone appunto in tipografia li usavo e li mescolavo, eccetera, eccetera. Va bene.